ma non ti dico con chi la bevo. Brown the Rocks. Join the club. Buon pomeriggio amici radioascoltatori, oggi è giovedì 11 giugno 2020 o 2020 come lo chiamano alcuni, sono le 15.07 minuti e sta per iniziare quello che è il programma di fine scuola con i ragazzi del progetto che abbiamo chiamato Brown the School qua a Radio Brown the Rocks. Sono ragazzi dei tre istituti superiori di Bra, ovvero il liceo Giolitti Gandino, il Guala e l'IS Mucci. Quindi ragazzi, iniziamo con una canzone che dedico a tutti gli studenti, a tutti i ragazzi che hanno finito la scuola e questo anno scolastico in DAD, questo anno scolastico un po' strano, in smart working, e soprattutto anche a chi poi sta andando verso la maturità e più avanti ne avremo anche qualcuno. Questa canzone è tutta per voi. Potrei raccontarti il mio primo giorno di scuola. Il grembiule, il cestino, mia madre e le foto davanti all'aiuola. Le giornate passate a giocare in un mondo inventato. Le ginocchia sbucciate, il pallone bucato da un vicino incazzato. E potrei raccontarti dei miei inverni a Guardia Piemontese, mentre la gente si faceva le canne e io frequentavo le chiese. Perché la mia non è una vita speciale, e molto spesso me la devo inventare. Perché la mia non è una vita speciale, ed è per questo che la voglio cantare. Vorrei raccontarti di quando stavo con quella tipa di Torino, di quel cretino che infilava le carte nella marmitta del mio motorino. E potrei raccontarti della mia prima storia di sesso, della mia andatura imperfetta, della sua mano che andava troppo di fretta. E potrei raccontarti, se solo mi ricordassi, ma nel mio mazzo di carte ho troppe figure e pochissimi assi. Perché la mia non è una vita speciale, e molto spesso me la devo inventare. Perché la mia è una vita normale, ed è per questo che la voglio cantare. (349) 192 7726 è il numero WhatsApp a cui dovete scrivere se volete interagire con Radio Brown the Rocks. E ai microfoni di in smart working, abituati ormai a questa modalità di comunicazione, abbiamo il primo gruppo del progetto Radio Brown the School, che era il gruppo che era e ancora e anche per il prossimo anno si spera, e per i prossimi due se qualcuno verrà bocciato, il gruppo del liceo, quello chiamato volgarmente gruppo liceo. Lascio la parola a Federico per iniziare quel ciclo di presentazione del gruppo. Vai Fede. Grazie Checco dell'introduzione. Io sono Fede Inzetti, sono fieramente albese nonostante sia in questa radio, e nulla, ovviamente ho 18 anni, abbiamo appena finito il quarto scientifico, come giustamente ha detto Checco, e facciamo liceo scientifico, io compreso. Quindi presentiamo anche, attivate i microfoni ragazze, iniziamo dalle quote rosa per ordine alfabetico.
Vai, ciao a tutti, sono Chiara. Anch'io ho finito la quarta del liceo scientifico. Io sono di Pocapaglia. E passi la parola alla prossima. Passo la parola a Francesca. Ciao a tutti, io sono Francesca, anch'io faccio il liceo scientifico, ho finito il quarto anno e vado in classe con Chiara e Lara. E passo la parola alla mia amica Lara. Che deve attivare il microfono, bravissimo. Io sono Lara, sorprendentemente ho finito anch'io il quarto anno di liceo scientifico e passo la parola agli altri. Andrea. Ciao a tutti, sono Andrea, ho finito anch'io il quarto anno di liceo scientifico, ci apprestiamo a finire questo ciclo di studi, se Dio vuole. Vivo in una famiglia di 8 persone, 4 sorelle e un fratello. Durante il mio tempo libero faccio l'arbitro di calcio della sezione di Bra, tra l'altro. E niente, tifo Juve, speriamo che domani vinciamo e basta questo, passo la parola a Fabio. Io sono Fabio, l'ultimo del gruppo, sono carmagnolese, promosso anch'io alla quarta liceo quest'anno. Fine. Benissimo, Fabio, vi ringrazio. Volevo ancora presentare altri due membri che oggi non sono potuti esserci, che sono Daniele e Leonardo. Avevo paura di sbagliare i nomi con tutti questi nomi, e che nominati anche il duo della scala, perché sono sempre seduti sulla nostra scaletta a chioccio di Radio Brown The Rocks. Avete un minuto e mezzo circa, vi faccio una domandona, che è quella di come avete visto, già questo ve l'ho chiesto, ma come avete vissuto questo ultimo giorno di scuola, questo finire la scuola in questo modo smart, non so come chiamarlo, senza abbracci, senza pianti, senza cena di classe, o forse le farete, non lo so. Chi vuole parlare di voi? Chi se la sente? Io personalmente sono particolarmente felice di questo ultimo giorno di scuola. Come dicevamo prima, gli abbracci un po' finti dell'ultimo giorno di scuola non mi sono mai piaciuti, quindi viva la DAD in cui ci scriviamo su WhatsApp, sul gruppo della classe, bella raga, è stato bello, e senza doversi abbracciare per forza con persone con cui in realtà non si è manco mai parlato veramente. Quindi viva la DAD e viva lo schermo che ci divide. Viva. Bel punto di riferimento. Siete d'accordo tutti? Io no. Chiara non è d'accordo. Avrei preferito fare l'ultimo giorno di scuola e poter salutare tutti i compagni e tutti gli altri ragazzi del liceo. Bene. Qualcun altro ha qualcosa da obiettare o confermare? No, io sono d'accordo. Andrea, d'accordo. Sono Andrea. Sei d'accordo con Chiara o d'accordo con Federico? No, sono d'accordo con Federico, nel senso che alcune cose sono veramente imbarazzanti. Nel senso, abbracciarsi per forza e dire grazie di tutto a persone con cui magari non si è avuto alcun rapporto sembra abbastanza finto. Però resta il fatto che comunque con la didattica a distanza si è persa un po' la socialità che si aveva, no? Ma chi se ne frega? Quindi, quello un po' manca. No, quello è importante invece. Importantissimo per costruire una società. Ma io direi che ne possiamo parlare fra pochetto e lascio la parola a Chiara per presentare questo, lo dico con cuore, con non falsità, non sono falso come gli abbracci, con una bellissima canzone che avete scelto. Vai Chiara, ti lascio la presentazione. Come ha detto Checco, questa bellissima canzone che rappresenta l'estate per noi. Una volta ancora di Fred De Palma e Anna Mena. Anna Mena. De Palma. De Palma. Vorrei chiedere al vento di portarti da me. Vorrei chiedere al tempo di fermarsi da te quando passo a trovarti se passa di lì. Tu mi chiedi il paesaggio com'è, ti risponderò niente di che, perché tanto il tramonto è soltanto un tramonto finché non sei qui. Dimmi se rimane per sempre uguale o va bene così. Dimmi che il primo ricordo di me è che il buio da qui si illuminava. Ancora, che amore mio lo sai, sembra un deserto.
non sono come sembra. Dimmi che l'amore è soltanto una conseguenza, ma stare senza come farò? È bucato la corazza del mio corazon. Webe, il cielo è il nostro soffitto, la peggio è un letto matrimoniale. Cosa ne pensi se usciamo da questo locale? Yeah, yeah. Qui. Si illuminava, aveva il suono di una melodia lontana. E ballavamo a piedi nudi per la strada. Per incontrarsi basta un poco di fortuna. Abbraccia lieve dai che questa notte vola, vola. Ti vengo a prendere dove sei ora, ora. Stringimi così una volta ancora. Non ci pensare, dai, dimmi di sì. Ora che è sabato, anche lunedì. Andiamo in spiaggia, prendiamo due drink. Resto in costume, dai, togli quei jeans. Dai, stai tranquilla, non sarà uno sbaglio. Senti che caldo, facciamoci un bagno. Ricorderai questa notte che è il buio da qui. Beh, alla fine sentite anche le persone cantare sotto, sono i nostri ragazzi della radio, no? Si è sentito solo un'ola di Chiara. Queste scelte, queste selezioni musicali, non voglio pararmi, diciamo, come si suol dire, le chiappette, sono scelte dai ragazzi del liceo, questa prima scelta bellissima, e oggi non voglio mentire mai, voglio sempre dire la verità. Questa canzone è stata veramente un toccasana per capire che cos'è veramente la musica che metterò dopo, perché dopo vi delizierò con una canzone. Ragazzi, il progetto scuola, questo Covid ha cancellato tante cose, purtroppo è stata anche drammatica sotto certi punti di vista, ma ha cancellato anche, forse per voi fortunatamente, non lo so, anche quello che era le vostre prima dirette, il vostro esordio qua in radio. Avevate in mente un programma, avevate lavorato anche a una sigletta abbastanza carina, questo lo dico seriamente, e anche a un'idea di programma molto carino che riguardava in realtà la socialità, no? Come sì, perché vabbè, in realtà l'esordio in radio non è stato cancellato, fino a prova contraria. In questo momento, a meno che tu non ci abbia spudoratamente mentito, dopo la prima canzone potrei cancellarvi, però. Ok, questo non lo metto in dubbio. Però sì, il progetto iniziale si chiamava In genere limoniamo. C'era il gioco del genere di sesso, quindi maschio o femmina. E si basava un po' sulla relazione, su come ci si sui limoni e su come ci si interfaccia tra ragazzi e ragazze nel 2020 nelle varie situazioni, che fosse in discoteca, che era a scuola, per messaggio, e questa era un po' l'idea di base in realtà. Ma in questo periodo Covid, ovviamente questa è fase 0, fase 1, fase 2, fase 8, quello che è stato la chiusura, come avete vissuto delle esperienze di contatto, di quello che è la potenziale relazione tra ragazzo o ragazza, o anche ragazza ragazza, ragazzo ragazzo, quello che deve essere, cioè come l'avete visto? Che non c'era la possibilità di vedersi. Prego Andrea, vai. No, sicuramente è cambiato, nel senso che, appunto, come dicevo prima, la socialità è importantissima, proprio perché il contatto fisico per l'uomo, sia per l'uomo che per la donna, è importante, no? Quando approcci una relazione, che può essere anche solo un'amicizia, no? E quindi da un punto di vista proprio affettivo, togliere questa cosa qui è stato, dal mio punto di vista, tanto, cioè è una cosa comunque negativa che fa riflettere, no? E secondo voi... Ah no, vai, continua Andrea, prego. No, dico, appunto, poi ormai le relazioni si sono basate sulle videochiamate, sulle chiamate normali, messaggi, però diciamo che in questo periodo, dal mio punto di vista, ho sentito tante persone che non sentivo da un po' di tempo, e quindi è stata anche una cosa bella. Bene. Ma io devo dire che le emoji sono particolarmente efficaci nel trasmettere le emozioni, sì, in realtà. Sì. Ci sono molte più emoji che mie espressioni facciali... che riescono, esatto, a esprimere quello che provo. In realtà tutto. Io ringrazio WhatsApp e le emoji. Cioè, quindi l'emoji è meglio di un sorriso reale. L'emoji è il nuovo sorriso.
is the new smile. L'emoji è nuovo. Perfetto. No, sì. È una bella frase, cioè bella, a me è angoscia, però è una frase importante, significativa quella che dici. Faccio però una domanda. Rispecchia. Voglio fare una domanda però alle ragazze, a una delle ragazze che sceglierete tra di voi. Cioè, quindi due infameranno una. Cioè, vedremo chi verrà infamata per rispondere a questa domanda. La domanda è, cioè, secondo voi è stato possibile o è possibile un amore o una relazione, o come dice il buon Andrea, un limone ai tempi del Covid? Anche un limone emoji, ecco, possiamo chiamarlo. Ma dipende se si è già in una relazione prima di appunto tutto quello che è successo, sì, se no è difficile, perché comunque c'è bisogno di tempo per conoscere e adesso non si può andare in discoteca e limonare a caso. Beh no, certo, no, poi adesso ovviamente bisogna dimostrare... 2 metri di distanza. Due metri di distanza, esatto. 1 metro di distanza, deve essere una relazione... Si limonerà con lo sguardo. Però tutto con quello la mascherina. Che... Con le emoji. E non avete pensato a tutto quello che può essere il corteggiamento, un po' di fraseggio in questo mondo di emoji che a me inquieta veramente, però ci sta, è un ottimo traduttore di emozioni, no? L'emoji. Oltre alle emoji forse bisognerebbe introdurre i like, secondo me i like sono uno step ancora superiore alle emoji, perché veramente se un like vuol dire più di 1000 parole, veramente. Mi fa ridere. Ma dipende un po' anche dal numero, cioè se una persona, un ragazzo viene e mette 100 like, cioè mette like a tutte le foto di una ragazza, almeno per, cioè, a me sembrerebbe un po' maniaco. Che ansia, un like a una foto del 2015. Sembrerebbe un po' uno stalker. Però ricambi e alla fine vi scrivete, in genere. Io no, chi ha detto. Quante ne hai trovate così, Fenzo? No, solo per capire se sono. Io tutte così. Ma dai. Dall'inizio alla fine. Questo è il mio metodo. E poi di ti scrivono. Classico. E poi ti scrivono? Mi scrivono, no. Mi rispondono. Tutto a base di emoji. Cringe psicopatico. uno Fabio ha detto una cosa giustissima. Ripetila, Fabio. Io vorrei sentire Fabio su questo. Infatti, Fabio, prego. Sto imparando un sacco di cose cringe e terribili. Visto che il nostro ascoltatore medio è un ascoltatore della mia età, quindi vecchiarello, come direste voi, spieghiamo ai nostri amici ascoltatori cosa vuol dire cringe. Anche vuol dire che mi fa venire i brividi, come lo sento. Okay. La pelle d'oca. Terrore. Io sai perché? Che sono sulla tua stessa linea, Fabio, sappilo. Però bisogna stare al passo con i tempi. Perché io sono boomer. Sei boomer, cioè? Dentro, Fabio. Sì. Il boomer è uno come Checco. Bravissimo. È uno come Checco. Bravo, avete spiegato benissimo. Quindi io adesso lascerei la parola a chi vuole presentare il secondo pezzo che avete scelto voi. Vi rifilo sempre il secondo pezzo è di Drake, se non sbaglio. Non mi sbaglio. Si chiama Tusi Slide. E allora andiamocelo ad ascoltare e rientriamo subito dopo con i ragazzi del liceo che ci saluteranno e vi saluteranno. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody, got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. You can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie the knot, yeah. 200 shooters on my brother's block, oh, yeah. Pedal off a rose like I love or not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. Never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I gotta see the you or me. That's just how I think, it's either you or me. This life got too deep for you, baby. 2 or 3 of us about to creep where they stayin'. Black leather glove, no sequins.
Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Ay, can't let this one slide. Two-C slide, then I hit it double time. Then I hit a spin, cause we spun that block a couple times. If it's not the right time, it'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see them in the summertime. Whoa, yeah. Can't describe the pressure I be putting on myself, yeah. Really, I just can't afford to lose nobody else, yeah. If they moving shaky, we just do the shit ourselves, well. If I'm moving shaky, Chels will do the shit himself, yeah. Solo niggas on a YOLO for real. Heard a lot about you, but we don't know for real. Next time, guarantee the truth will get revealed. Black leather glove, no sequins. Yeah, buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how it go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide, hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could give you the passion. It's a thriller in a track. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could give you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we about to slide. Who's bad? Entriamo, questa è Radio Brown the Rocks, state assistendo e ascoltando quello che è la conclusione del progetto Brown the School, interrotta a causa Covid, come tante cose sono state interrotte, e noi l'abbiamo ripresa in versione smart working. Il primo gruppo che ha parlato oggi è il gruppo del liceo, il gruppo che aveva ideato il programma In Genere Limoniamo, che hanno spiegato prima il significato di questo programma. Potete riascoltare la puntata in podcast andando sul spreaker.com, scrivendo Brown the School, dovrebbe apparirvi, dovrebbe, dico, perché tecnologia, come sapete, non è la mia. Ragazzi, ultima domanda prima dei saluti. La domanda è: come vedete quello che sarà poi la fase 14, non so come chiamarla, quando si rientrerà a scuola? Diamo la parola a chi? Federico, a chi diamo la parola? Dai, sceglielo tu a chi dare la parola. Fabio. Dai Fabio, come vedi il rientro a scuola a settembre, ottobre, quando sarà? Ma io eviterei anche di rientrarci, perché poi magari sarà un casino riprendere a fare le cose all'inizio. Grande, anch'io sono di quell'idea. Io credo che invece qua dietro il PC si sta bene. Okay. Esatto, andare a lezione in pigiama o in mutande, una o addirittura figata. Fare lezione in bagno, che questa è stata veramente per me la svolta, per me è inappagabile. Cioè, se io diventassi ministro dell'istruzione, per me è smart working a vita, pigiama e canottiera. Quindi anziché mettere i plexiglass tra un banco e l'altro, dovrebbero mettere tutti dei VC al posto di ma esatto. Sì, ma che plexiglass. Senza plexiglass. Beh, sicuramente metterò per... Ma come si scrive plexiglass? Con due S o con una... Che con due S, perché glass tipo Marlboro, plexiglass con due S, in realtà è giusto in entrambi i modi. Treccani dice solo con una S. Ma l'hai vista la polemica tra non l'ho vista. E Salvini? Non l'ho vista. Fabio aveva detto qualcosa prima, che l'abbiamo ammutolito per sbaglio. Mentre diceva... No, dicevo che magari era, cioè abbiamo avuto modo per vedere quanto è importante lo smart working, la forza, però è un modo per andare avanti, imparare qualcosa di nuovo. Sì, è un'opportunità, cioè la vedete comunque anche come un'opportunità, non solo come una limitazione sociale, nonostante perché sia... andare a lavorare in giro, sudare, queste cose. Un'opportunità per copiare sicuramente, quello è l'opportunità. Poco, ma sicuro.
migliore che ci sia stata proposta. Guarda, prima del saluto, allora, visto che hai detto copiare, hai detto una bellissima frase, cito quando andavo a scuola il mio professore di chimica, che diceva che per passare la maturità, secondo lui, bisognava saper copiare e farlo in modo intelligente. Una buona classe, se creava coesione, sarebbe stata una perfetta classe di copiatori, perché si creavano dei piccoli gesti, dei piccoli segnali per far sì che si potesse copiare in modo intelligente, e copiando si imparava, perché io mentre copiavo una cosa apprendevo quel concetto. Siete d'accordo sul fatto che copiare a volte fa apprendere un concetto meglio ancora che studiarlo, quindi? Assolutamente. Probabilmente sì, ma perché c'hai il bigliettino e quindi te lo ricordi per forza. Però magari quando hai scritto il bigliettino... No, però è vero. Cioè, ti rimane di più quando o te lo dicono o comunque ce l'hai scritto da qualche parte. Ti rimane nel momento in cui lo scrivi con la bic indelebile. Già se lo scrivi con la matita, con una gomma... Lì diventa un casino. Dai ragazzi, carrellata di saluti partendo dal fondo dell'ordine alfabetico, quindi partiamo da Fabio. Ciao. Ciao di Fabio. Andrea, vai Andrea. Ciao a tutti, grazie Checco per questa esperienza e tutta la radio, voglio ringraziare. Saluto Sanfi, Marcus e Emanuele Sabir. Ciao a tutti. Lara. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Brown the Rocks, ed è stato un piacere. Francesca, Federico ti lascio per ultimo a te. Ciao a tutti, è stato un piacere e speriamo di poter fare il programma a settembre, comunque quando si potrà ritornare alla normalità. Chiara. Ringrazio Checco per questa opportunità e tutto Brown the Rocks. Il mio saluto va a Matilde Sardo e in particolare alla fan numero uno di Brown the Rocks, che è sua mamma. Benissimo. Fedenze. Io in conclusione volevo salutare mia sorella che sta a Torino, Ilaria, un bacio enorme, e soprattutto veramente ringrazio di cuore Checco per l'opportunità che mi e che ci ha dato, e spero vivamente l'anno prossimo di potersi rincontrare. Assolutamente sì, Covid-20 permettendo. Io vi saluto, vi ringrazio e dico, ragazzi, avete sentito che belle voci, chissà a un microfono vero e non a quello di un computer. Ciao e restate connessi, perché fra poco arriverà il prossimo gruppo di Bra on the School. Questa è la canzone che vi dedico, ragazzi, Another Brick in the Wall, Pink Floyd. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher.
Marco, com'è andato il viaggio? Guarda, lascia perdere. Mille disavventure, hotel fatiscente e stagione delle piogge. Insetti ovunque e, come se non bastasse, la tipa mi ha pure lasciato per un cameriere del posto. E per forza, Marco, hai voluto fare di testa tua, te l'avevo detto io. Se fossi andato da Il Turbante Viaggi, avresti trovato affidabilità, convenienza, assistenza, competenza e professionalità. Perché per Il Turbante Viaggi sei prima una persona che un viaggiatore. Il Turbante Viaggi è a Bra, in via Vittorio Emanuele 154. Brown the Rocks, Joy the Club. Oggi di nuovo, sempre giovedì 11 giugno 2020, le 15 e 40 minuti circa, entriamo con il secondo gruppetto, un po' più, diciamo, decimato, il secondo gruppetto del progetto Radio Brown the School, che è il progetto che abbiamo fatto con gli istituti superiori di Bra. Adesso arriviamo al professionale, andiamo al Mucci, in un grafico pubblicitario dove tutta una classe ha fatto un gruppo che avrebbe dovuto fare, come tutti i gruppi, un programma. E lascio la parola a Benedetta per iniziare a presentarsi. Vai, Benedetta. Ciao Checco. Lei è Ciao Benedetta. A tutti. Io sono Benedetta, vado al Mucci e faccio il grafico pubblicitario. Assieme a chi lo fai? Ad Alessia, vero? Cosa? Lo fai assieme ad Alessia? Sì, siamo in classe insieme. Alessia, presentiamoci. Ciao Checco, ciao Brown the Rocks, io sono Alessia, frequento il Mucci di Bra, faccio grafica e comunicazione e sono in classe con Benedetta e altra gente che in questo momento non c'è, che però, ma ci dovrebbe essere. Che Benedetta ci elencherà tutte quante le assenti. Il gruppo al femminile, questo è un gruppo tutto rosa, un gruppo al femminile. Eh sì, siamo un gruppo di tutte femmine, eravamo in 7. Però oggi siamo rimaste solo io, Alessia, e le altre sono Kay, Elisabetta, Fatima, Sara e Valentina. Che hanno avuto problemi tecnici, ma noi le salutiamo e le vogliamo tanto bene. Le salutiamo e speriamo che nell'anno nuovo, diciamo quello che sarà l'anno scolastico nuovo, quando voi farete quinta, perché siete tutte di quarta, anzi tutte nella stessa classe, si riuscirà a fare anche solo una piccola live qua in radio con voi, dove farete quell'idea di programma che avevate. Però prima di tutto vi faccio la domanda che ho fatto anche all'altro gruppo e che farò ai gruppi successivi, ovvero: vi è mancato l'ultimo giorno di scuola? Al di là della scuola in generale, che dai, un po' vi è mancata, l'abbiamo detto, dai, Alessia mi guarda strano, ma un po' vi è mancata. L'ultimo giorno di scuola, quello dei pianti, degli abbracci, del ci rivediamo a settembre, un pochettino vi è mancato oppure no? Vi è piaciuto anche la distanza? Iniziamo da Benedetta, dai, vai Benedetta. Ciao. Mi è mancato più che altro perché, tipo, riguardando le storie di Instagram vecchie, l'anno scorso, l'ultimo giorno di scuola, eravamo andati in piscina, comunque avevamo, cioè io e Alessia non eravamo rimaste neanche 10 minuti a scuola, eravamo sempre in giro con i professori ad aiutare, a fare, quindi alla fine mi dispiaceva un po' per quello, ma non è che me la sia vissuta così male questa distanza. Cioè, nel senso, va bene anche così, finirla così va bene. Sei d'accordo, Alessia? Ma sì, diciamo che non mi è mancata tantissimo la scuola. Più che altro mi è mancato il fatto di non riuscire a non recuperare matematica, perché quest'anno è l'unico anno in cui non ho il debito di matematica, per cui la cosa che manca di più è avere il debito di matematica. Esatto. È un altro punto di vista, missing debito of matematica, ci sta. Alessia, presentaci il primo pezzo che avete scelto. Allora, io ho scelto di mandare in onda Fiori di Jaim perché mi piace, mi ispira come canzone. Mi piace quando fumi fiori, non parli, non li dici nomi. Mi piace se mi chiami oggi, mi piace quando poi ti sposto. Lei c'è scritto wow sul culo, vedo solo clown su Google. Sto facendo wow sul coupe, un dito e vanno down su Booty. Tutta la torta è per me, ehi. Non mi accontento di un paio di fette. Qualche anno fa avrei ucciso pure per un 20%. American gangster, ricordo solo triste vendetta.
lato B. Alzo il cachet due spanne per sti soldi, ho la testa in fiamme, Ghost Rider. Mi piace quando fumi fiori, non parli, non li dici i nomi. Mi piace se mi chiami oggi, mi piace quando poi ti spogli. Mi piace quando fumi fiori, non parli, non li dici i nomi. Mi piace se mi chiami oggi, mi piace quando poi ti spogli. Entro a gamba tesa perché ho il flow più corto, non l'ho ancora scesa, ha fatto solo un colpo. Una donna vera come la Lore, allo, champagne, chapeau. Henry, parenti, nipoti col talento. Povero scemo, urli e non ti sento. Ho il suo rossetto sul suo reggiseno. Molti rispettano, il resto lo rinnego. Fumo fiori di Bach, boom boom tan tan. Tu torno a casa, butto la canna. Fumo alla braccia, fanculo tassi, all black come in Nuova Zelanda. Mi piace quando fumi fiori, non parli, non li dici i nomi. Mi piace se mi chiami oggi, mi piace quando poi ti spogli. Mi piace quando fumi fiori, non parli, non li dici i nomi. Mi piace se mi chiami oggi, mi piace quando poi ti spogli. Fiori al funerale, rubo scooter 15 anni, entro dentro vengo fuori, sai mi piace se ti spogli. Mi piace quando fumi fiori, non parli, non li dici i nomi. Mi piace se mi chiami oggi, mi piace quando poi ti spogli. Musica selezionata dal gruppo, dal primo gruppo dell'Istituto Mucci, il gruppo tutto al femminile. Oggi abbiamo Benedetta e Alessia presenti, le altre assenti, giustificatissime, che salutiamo. Inizio da, sempre da Benedetta perché ti vedo per prima, quindi inizio da te. E la domanda è appunto questa fase 3, oramai siamo in fase 3, ho perso il conto. Se avete iniziato a uscire adesso, cioè avete paura, sì, sì, o come siete messe con l'uscita? Ma a parte che per quanto, per dove esco io non c'è da avere paura perché non c'è un'anima. Però basta avere le, cioè nel senso basta avere, indossare la mascherina o comunque fare attenzione e la paura non ce l'hai. Basta fare attenzione e quando fai attenzione sei a posto. Cioè vedete, dico, così interpello giustamente anche Alessia, una vita normale in questo, cioè vi sembra una vita abbastanza normale? Sì, in realtà io sempre appena ho avuto una vita normale perché avendo la macchina comunque rispetto alle mie compagne, i miei compagni comunque, io uscivo di più sia per andare a fare la spesa sia per commissioni varie, per cui sinceramente... Per comprovata necessità, ricordiamo i termini che venivano adottati durante la fase di lockdown, per comprovata necessità. Sì, per carità, non andavo a gironzolare in macchina, però no, comunque diciamo io la quarantena non l'ho sentita tantissimo, poi da quando il 18 Conte ha dato più o meno il via libera, boh, non sono mai più stata a casa. Ah, ok, solo adesso sei a casa per fare questo... questa parte di programma. Bravissima, bravissima. E voi avevate, ovviamente, dovevate creare quello che era un programma, che era il progetto di Brown the School. E il vostro programma doveva parlare di moda, diciamo, tutti gli aspetti della moda, sia la moda... Ma ditelo voi. Iniziamo da Benedetta di nuovo. Allora, praticamente il nostro programma si chiamava Trash On. E praticamente si basava sulla moda di cattivo gusto. L'idea era partita dal fatto che noi dovevamo parlare di come ci vestivano i nostri genitori quando eravamo piccole. Poi volevamo anche dare tipo dei consigli, se si può dire così. Cioè, ovviamente noi non siamo nessuno per dirlo, però volevamo provare a dare dei consigli per tipo evitare errori veramente abominevoli. Certo. E tipo io ero una delle incaricate che parlavano dello stile vintage anni 70, 80, 90, 2000. Poi c'era tipo Elisabetta che doveva parlare della moda delle passerelle, quindi era molto l'alta vario. Moda, ecco, sì, quella più da brand, da marchio. Era lei. Alessia, se non ricordo male, tu anche assieme a Benedetta dovevi parlare di quello o di roba diversa, tu non ricordo più.
No, io, vabbè, sempre riguardo a moda, però io ho più la parte streetwear, per cui quello che riguarda più la roba sportiva e non roba elegante. Sì, che... Perché poi volevo... io siccome mi vesto più sportiva, diciamo che quello è un po' il mio... Stile? Il mio stile. E poi che guarda... Vai, vai, Benedetta. Volevamo, tipo, un'altra cosa che... di cui noi avevamo incaricato Alessia era quella della moda maschile, come i maschi non sono, cioè come i maschi si dovrebbero vestire, come non, e quindi era anche carino per quello, cioè una cosa tutta al femminile anche riferita per i maschi. Sì, tutta al femminile, tra l'altro molto eterogenea, tutte e sette eravate comunque molto molto diverse sotto quel punto di vista lì, quindi molto interessante. Chi presenta il secondo pezzo? Lo facciamo presentare a Benedetta, vai. Il prossimo pezzo che abbiamo scelto è Brivido di Gue Pequeno. E io lo mando. Bravo. Più di un film, più di un drink, più della marijuana. Più di un trip di sta miss mezza brasiliana. Di una hit, di una suite a Copacabana. Di un DJ, più di un rave in mezzo alla savana. Più del successo, più di fare sesso ad alta quota. Più di ogni banconota, più della coca. Più dei gioielli ed orologi, anelli che ho alle dita. Più di questa libertà, più della stessa vita. Sono infelice di professione. Sogno che sono morto, il mio corpo in strada alla processione. Tra bourbon e burbuca imbazzato, fumo un bazooka. Non faccio scena ma scena muta. Farfalle nello stomaco, dammi l'insetticida. Voglio ridisegnare il mondo, dammi una matita. Voglio ridere come non avessi mai pianto. Voglio la luna e camminarci sopra come Armstrong. L'abbiamo fatto ed ero innamorato finalmente. Ma il giorno dopo già non provavo più niente. Portami sulle onde dell'oceano quando si alzano. Uccidimi e fammi risorgere come con Lazzaro. Dammi tutto lo stato puro, di più di un vestito scuro, di un roseo futuro. Non mi ammazzerà una sbronza ma il primo bicchiere sicuro. Fammi provare di più che contare il cash. Di più di un menage a tre, dammi. Più di un film, più di un drink, più della marijuana. Più di un trip di sta miss mezza brasiliana. Di una hit, di una suite a Copacabana. Di un DJ, più di un rave in mezzo alla savana. Più del successo, più di fare sesso ad alta quota. Più di ogni banconota, più della coca. Più dei gioielli ed orologi, anelli che ho alle dita. Più di questa libertà, più della stessa vita. Questo mondo fa troppo chiasso. Io non sento più quello che penso. Quello che è peggio non ricordo più quello che ho perso. In un paese dove onesto rima con modesto. Tutto è piatto e tu ti sorprendi se io ci stendo. Fuori carri carnevali, dentro carri armati. I miei amici vaporizzati, gialli a Nagasaki. Ridotto a esprimermi in 24 carati. Stati d'animo in 140 caratteri. Io non so chi tu pensi io sia. La realtà non è all'altezza della fantasia. Certe idee che mi accarezzano e che scaccio via. Un brivido che faccia breccia nella mia apatia. Non sei più mia e ti trovo male. Il tuo nuovo ragazzo ti invecchia. Ma resti bella e triste come il paesaggio a Venezia. E non avrò paura se saremo insieme. Una morte dolce come una mosca che affoga nel miele. Più di un film, più di un drink, più della marijuana. Più di un trip di sta miss mezza brasiliana. Di una hit, di una suite a Copacabana. Di un DJ, più di un rave in mezzo alla savana. Più del successo, più di fare sesso ad alta quota. Più di ogni banconota, più della coca. Più dei gioielli ed orologi, anelli che ho alle dita. Più di questa libertà, più della stessa vita. Dai, divido. Non so per quanto sarò qua. Più di un trip di sta miss mezza brasiliana. Di una hit, di una suite a Copacabana. Di un DJ, più di un rave in mezzo alla savana. Più del successo, più di fare sesso ad alta quota. Più di ogni banconota, più della coca. Più dei gioielli ed Gue Pequeno featuring Marrakesh, se non vado errato, la canzone Brivido, scelta da Benedetta. L'hai scelta tu questa, Benedetta? Sì. Benissimo, dai, è un pezzo... non è il mio genere. Nel mio genere c'è sempre il pezzo di dedica finale che dopo vi farò sentire.
Ultimo intervento prima dei saluti, la domanda che vi faccio è sempre riguardante il futuro della, il vostro futuro ovviamente, il futuro anche della scuola. E vi piace l'idea di ritornare fra i banchi con delle barriere di plexiglass accanto, oppure fare una mezza dad, mezza presenza? Cioè, come la vorreste fare la scuola il prossimo anno, lasciando perdere per un attimo il Covid? Vai, ma vai. Io credo che, secondo me, faremo dei giorni magari in presenza a scuola e dei giorni a casa, delle ore a scuola, delle ore a casa, e io credo che sia meglio magari stare rinchiusi, se si può dire così, in una gabbia di plexiglass, piuttosto che stare magari 3 o 4 ore con la mascherina, che alla fine arrivi a casa con il mal di testa. Poi per chi porta gli occhiali, e sarebbe un costante pulirsi gli occhiali perché si appannano, e se, cioè, spero che finisca in fretta, perché sta mascherina la sto iniziando a prendere in odio, e quindi beh, però, cioè, nel senso, diciamo, adesso la dico in tono positivo o positivizzato, la mascherina sarebbe potuta diventare anche un vostro argomento del programma Trashon. Assolutamente sì, è diventato una specie di moda, ecco, quindi ne vedi di ogni tipo, di ogni colore, di ogni tessuto, cioè sarebbe potuto diventare veramente un qualcosa che avremmo potuto mettere nel programma. Tu, Alessia, sei d'accordo con quanto dice Benedetta? Ma in realtà no, cioè, nel senso, io preferirei fare un po' scuola a casa e un po' a scuola, togliendo sicuramente il plexiglass, perché secondo me è una grandissima stronzata, anche perché cioè, lo metti in classe alla fine, e facendo comunque l'intervallo, comunque, cioè, alla fine, secondo me, non ha alcun senso, e secondo me la nostra ministra dell'istruzione poteva gestirsela un po' meglio sta cosa. Alte critiche dalla nostra Alessia fino ai vertici alti del ministero. Grande Alessia, no, ti voglio così, Alessia, ti voglio così. No, ci sta. Secondo me anche un ministro dovrebbe parlare con gli studenti, ci può stare, ci può stare. E invece il ministro con noi ha parlato ben po', anzi no, non ha parlato. Siete in tanti, comunque, in Italia adesso. Direi, dai, ci può stare. O no? Ma io vorrei dire una cosa, ma meglio che non la dico. Meglio che, esatto, non la dici, perché vedo il tuo gesticolare, meglio che non la dici. Vedo questo tono così. Quindi lascia stare. Lascia stare, dice già abbastanza. Ma no, dai, non è una cosa così offensiva. Sì, va bene. Benedetta Placa, Alessia, in diretta. Sì. Quindi io vi faccio fare i vostri saluti. E innanzitutto vi ringrazio io per essere state qua, ringrazio anche le altre ragazze che non sono state presenti per aver partecipato a questo progetto. Fate un saluto veloce, Benedetta, Alessia, cioè veloce anche con calma, dai. Volevo ringraziare Checco, volevo ringraziare Brown the Rocks, e saluto tutti quelli che stanno ascoltando, e anche te, Alessia. Ciao. Allora, volevo salutare innanzitutto Checco e tutti gli ascoltatori di Brown the Rocks, e anche Brown the Rocks per in realtà averci dato questa opportunità, soprattutto per il progetto radio, che in realtà non abbiamo riuscito a finire, però... Ma il prossimo anno lo facciamo, ce la facciamo, quando farete quinta, giusto? Sì. Benissimo. Io, ragazze, vi saluto in uno dei modi che conosco meglio, dedicandovi una canzone di fine anno scolastico e anche di buon inizio estate, un'estate di fase 4, dai, chiamiamola fase 4. Sì. Questa è una donna, come voi, anche voi del gruppo tutto al femminile di Trash On, Alice Cooper. La canzone parla di scuola in un tono un po' più, diciamo, anni 70, ma si chiama School's Out. Yeah.
club. Oh, Roby, aperitivo? Sì, dai, Checco, in quale posto? Ehi, ragazzi, ce l'ho io il posto. Il posto dove incontrare vecchi e nuovi amici. Vineria, aperitivi, colazioni, bagel. Il posto è a Bra, in via Moffa di Lisio 11. Brown the Rocks, join the club. Amore, io esco, vado a fare shopping da Level 11. Di nuovo? Ma ti sei già comprata 8 reggiseni, non ti bastano. Ma guarda che da Level 11 trovi molto altro, pigiami, tute e da quest'anno anche tantissimi capi d'abbigliamento delle migliori marche, Coconuda, Artigli e tanti altri. Ma come al solito, per noi uomini, nulla, eh? E invece ti sbagli, perché da Level 11 anche tu troverai qualcosa da acquistare, ne sono certa. Che aspettiamo allora? Andiamoci insieme! Intimo, pigiameria, homeware per uomo e donna e abbigliamento. Level 11 è a Bra, in via Vittorio Emanuele 215. Brown the Rocks, join the club. Rientriamo nel progetto Bra on the School, Radio Bra on the School, con il terzo gruppo di studenti che hanno partecipato, aderito e si sono sbolognati questa carrellata di lezioni radio per arrivare a non fare nessun programma radio se non questa roba su Zoom. Questo è il gruppo che il prossimo anno, tecnicamente, se passeranno la maturità, non sarà più presente il prossimo anno nei progetti scuole superiori. È il gruppo Guala, quindi vi lascio le presentazioni in ordine alfabetico. Vai Fede. Bene, io mi chiamo Federico, faccio parte appunto di questo terzo gruppo, frequento frequento il turistico, quinta, nell'istituto Ernesto Guala. Giulio. Bene, io invece sono Giulio Kilm e niente, potete trovarmi anche nella trasmissione Lunedì Film e sono davvero contento e grato di questa esperienza in radio. Marian. Ciao a tutti, sono Marian. Sono all'ultimo anno dell'informatico del Gual e diciamo che vivo questi ultimi giorni con l'ansia che mi corrode le ossa. Benissimo, ultimo ma non per importanza, Victor. Ciao a tutti, sono Victor, io sono in diretta da Torino invece che da Bra, a differenza di tutti. E anch'io faccio parte del Gual, faccio turistico come Federico e Giulio e... E in comune, diciamo che lui è a Torino on the School. È Torino on the School, bravissimo. E in comune avete, appunto, come ho detto, anticipato prima, siete l'unico gruppo dove c'è almeno un componente di quinta e tutti fate quinta. Quindi, esatto, tutti proprio. Se volete darmi due sensazioni sulla vostra quinta, quindi verso una maturità diversa, chiamiamola diversa. Ma io posso dire che ci siamo trovati oggi a studiare. Che poi trovarsi a studiare veramente, cioè, per me non serve a niente perché io già da solo faccio una fatica incredibile, ancora trovarmi con gli altri, vabbè, infatti è un disastro, per me è veramente un disastro, ma perché non mi so organizzare. Sono tornato di corsa a casa, quindi al pelo mi sono riuscito a connettere e la mia opinione personale su questa maturità è che perlomeno mi sento maturo e quello penso di averlo raggiunto, però non maturità scolastica, però magari la raggiungerò andando avanti. Ora voglio vedere Victor, sicuramente lui è un passo avanti a me, sicuramente anche per altezza. Come trovi Victor? Ma in realtà io sono più un passo indietro perché io praticamente sono indietrissimo, cioè non ho ancora, ho iniziato a studiare pochissimo, abbiamo da fare un elaborato, io sono a metà, quindi io non ho mai che da consegnare dopo domani. Sensazioni di ragazzi di quinta. Vai Fede. Possiamo dire che gran parte di quest'anno comunque l'abbiamo vissuto nell'ignoto, perché a metà anno ci siamo trovati a star chiusi in casa e nessuno sapeva come sarebbe andata a finire. Esatto, possiamo anche dire che comunque questa situazione, nel nostro caso che abbiamo l'esame quest'anno, c'è anche un po', per dire, parato il culo, perché alla fine un esame fatto come quest'anno ce lo invidieranno, gli altri. Sì, sicuramente. No, infatti io sono abbastanza... Ma io ho sempre detto che tanto l'esame è una cavolata. Mi dicevano, ma cosa dici? Guarda che difficile. E invece l'esame è una cavolata. Però non è una cavolata, perché bisogna studiare comunque e la formazione a distanza è diversa.
dal mio punto di vista. Guarda, vi faccio fare carrellata veloce, un voto da 0 a 10 per il livello di ansia aspettando il 17 giugno, quando, anzi aspettando il 15 giugno che verranno detti poi, penso, chi inizierà a fare la maturità prima di altri. Livello di ansia da 0 a 10, Giulio? Allora, ansia, se parliamo di ansia, vabbè, no, dai, 0. Ansia maturità 0, benissimo. Grande Giulio. Fede? Beh, io direi 7-8, ma sicuramente 2-3 giorni prima salirà 9-10, direi. Okay. Marian, sei conforme? Ma diciamo, fino a una settimana fa, proprio come se non avessi l'esame. Adesso sono intorno al 7-8 e penso che forse domani raggiungerò un livello stellare. Il picco, ecco, il picco. Victor? Ah, io invece ero, anch'io una settimana fa avrei detto 0 tranquillamente, ma adesso ormai sono a un 5 e direi che tipo domani, dopodomani continuerà a salire, 6, 7, 8, 9. Giorno prima dell'esame 10. Beh, l'importante è non superare il 10 come livello di ansia, perché è il limite. Oltre penso che ci sia lo svenimento. Fede, ti do l'onore di presentare il pezzo, che posso anticipare solo una cosa, sono fiero di voi per le canzoni che scegliete, su questo lo dico. Prego Fede, vai. Ok, grazie, bene. Ok, allora ho l'onore di presentare Killing in the Name dei Rage Against the Machine. Era
vabbè, finalmente un po' di musica carina qua a Radio Brown the Rocks col progetto Brown the School. Le generazioni nuove possono anche tirare fuori qualcosa di carino sulla musica, qualcosa anche di bello incazzato, dai, si può dire. Killing in the Name dei Rage Against the Machine, che è molto attuale anche come tema, uccidere nel nome di. Faccio introdurre quello che era l'argomento un pochettino del programma ideato dai ragazzi del Guala qua al progetto Radio Brand School. Victor, ti do la parola. Beh sì, infatti noi avevamo questa idea comunque di parlare di soprattutto dell'idea della follia, specialmente relativa al mondo della musica, dell'arte, dello spettacolo, ma soprattutto anche a quell'idea della musica, da lì che è scaturita l'idea. Soprattutto ispirandoci anche al fatto dei molti famosi musicisti, specialmente nel mondo rock, che si sono comportati in maniera pazza, fuori di testa, quindi, insomma. Certo. Sì, avevamo fatto una lista di aneddoti e di episodi folli relativi appunto ai concerti, alle star, celebrità, però poi ci è venuto in mente che in realtà già questo periodo, perché poi non abbiamo potuto fare le puntate, però ci è venuto in mente che in questo periodo col Covid, con questa situazione di quarantena, c'è stata un po' un'ispirazione per la follia, perché già solo stare chiusi in casa, non poter incontrare la gente fuori, essere costretti a questa quarantena forzata per il bene, ci ha reso un po' tutti folli. Ad esempio, io non è che ho zero ansia, cioè lo zero ansia è derivato da una follia che si è alimentata. Ovviamente, cioè, non è che sono uno scansafatiche, però mi piace abolire l'ansia. Però si può dire anche una sorta di follia. Per altri, tipo fede... Ma diciamo che secondo me... il lockdown in particolare, ovvero non lo so, la mancanza di libertà, diciamo, che è stata imposta alla gente, gli ha portato veramente alcuni a uno stato di follia incredibile. Non so se qualcuno magari l'hanno anche fatto un po' apposta, ma diciamo che i video che giravano comunque sul web di gente nuda che gridava, che correva in mezzo alla strada, penso che possano comunque rendere l'idea dell'effetto che abbia fatto. Sono d'accordo. Fede? Vabbè, comunque si possono trovare molto spesso video anche di VIP che hanno ville grandi, molto grandi, che dicono state tranquillamente chiusi in casa, è una cosa molto semplice per loro, sì, ma chi magari ha una casa un po' più piccola, cioè io non mi sto lamentando, anzi io ho anche un gran cortile dove si può uscire tranquillamente. Puoi viaggiare nudo. La follia, giusto. Però comunque, insomma, c'è per chi è più difficile e chi meno, diciamo. Bene. Tra l'altro, quello che era l'idea del vostro programma aveva anche una sigla totalmente autoprodotta da voi, anche a livello di base musicale. Questo ci tengo a dirlo. Ho per scelta deciso di non mandare nessuna delle basi, ma semplicemente perché alcuni gruppi non avevano pronte delle basi, e per democrazia, diciamo, ho detto o tutti o nessuno. Ma visto che il prossimo anno scolastico voi tendenzialmente dovreste essere maturi inteso accademico, ecco, almeno una puntata me la venite a fare lo stesso qua, quindi anzi sarete svincolati dagli obblighi scolastici, se non universitari, per chi vorrà continuare, che è una domanda che però vi farò dopo, quella sull'università. Vi vorrò chiedere se qualcuno di voi ha intenzione di continuare, ma non voglio spoilerare le risposte dopo. Marian, ci presenti il pezzo dopo? Certo, allora io lancio Ghost Town dei Rolling Stones. Yeah.
You can look for me, but I can't be found. Bellissimo pezzo dei Rolling Stones scelto dai ragazzi del Guala, in particolar modo l'hai scelto tu, Marian, vero? Sì. Giusto. Sì. Voi siete, appunto, come abbiamo detto prima, l'unico gruppo dove c'è almeno un contenuto di quinta, cioè tutti, e quindi non vi chiederò il prossimo anno cosa succederà a scuola, ma vi chiederò che cosa vorrete fare il prossimo anno, visto che quest'anno tendenzialmente, se non mi fate sgarri, dovreste essere a posto. Dai, dovresti aver quasi esatto. Finito il percorso. Tendenzialmente di dovremmo. Quindi Giulio, tu che combini? Finita la quinta? Ma allora, io ho finita la quinta quest'estate, punto. Cioè, tra l'altro finisco un istituto, cioè, turistico, e punto però a imparare l'inglese quest'estate. Quindi, vabbè, a rifinirlo, insomma. Poi insomma un mucchio di cose artistiche, perché il mio sogno è sfondare in un campo artistico per poi legarmi agli altri, quindi voglio fare cantante, attore, scrittore. E, però il prossimo anno diciamo che un'università la farò, però dato che volevo andare all'estero col Master dei Talenti ma hanno bloccato tutto, mi sono dovuto cambiare i piani, quindi adesso deciderò un'università. E da imparare qualcosa e poter avere magari anche un lavoro, cioè da poter puntare il piano B, però intanto continuo con le mie attività artistiche per con l'idea di sfondarci, cioè io voglio far quello. Tra l'altro noto una cosa nella mia idea di ordine alfabetico, la G sta prima della F, cosa molto sbagliata, ma solo perché in ordine siete messi Giulio, Fede, Marian, Victor nel mio schermo, e quindi a intuito vi ho messo in ordine non alfabetico ma in ordine di come vi vedo. In realtà Fede sarebbe il primo in ordine alfabetico, e quindi adesso do la parola a Fede. Tu, nessuno mi ha corretto sull'ordine alfabetico comunque. Vai. Ma perché anch'io mi vedo prima, quindi okay. Vedi che ci frega la semiotica di Zoom. Federico, tu cosa fai il prossimo anno? Bene, bene. Allora, io posso dire che il mio sogno sarebbe quello di poter vivere di musica in qualche modo, però nel frattempo, per poter cercare di avverare questo sogno, stavo valutando l'opzione di iscrivermi o al conservatorio oppure di portare avanti degli studi, comunque studi diciamo individuali. Pensavo magari nel mondo degli investimenti. Degli investimenti, quindi roba anche di economia e finanza. Sì, 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 però direi principalmente, se riesco, la musica, perché... Beh, certo. Adesso con la scuola sono, diciamo, un po', come dire, ostacolato, diciamo, dallo studio. Sì, dici, finita la scuola, magari avresti più tempo da dedicare a un progetto, sì, quello sì, più ampio. Sì, beh, sì, sì. Tu suoni, possiamo dirlo ai nostri amici ascoltatori, che cosa suoni? Sì, poi suono, produco musica e pubblico anche qualcosina di strumentale, però ovviamente non canto. Cioè io non sono proprio portato a cantare, quindi di che lascio perdere. Suoni? Ma che strumento suoni, dice Giulio? Ma bene, cosa suoni? Bene, sono alla chitarra elettrica da diversi anni. E, bene, io punto sulla produzione e probabilmente mi troverete anche a fare l'insegnante di chitarra nel corso della mia vita. Eh beh, dai, sei già lungimirante. Marian, finita la scuola, finita le superiori? Beh, diciamo che paradossalmente, confrontando i miei voti di informatica e matematica, io forse andrò a fare l'università per conseguire il titolo di ingegnere informatico. Ah, quindi un non bel so come mai, ma politecnico, quindi. Esatto, a Milano. Ma probabilmente lo farò online, perché Milano è veramente distante, non so come gestire la cosa. Però diciamo che ho sempre avuto questa passione comunque per l'informatica.
in certi campi, diciamo non tutto, ad esempio quello che facciamo a scuola, mi demoralizza perché non mi interessa affatto e quindi diciamo che studio controvolley a cose che non mi piacciono. Per questo sto solo aspettando di finire ora per poter ricominciare qualcosa che mi interessa. Che però forse in futuro queste cose antipatiche a un certo punto le troverai forse utili, chissà. Certo, serviranno. Infatti ho iniziato a fare delle prove di test d'ingresso e il mio primo obiettivo è iniziare a farmi ammettere. Ok. È veramente tosta, l'ho visto. Ecco, sei anche tu abbastanza lungimirante, un po' più corto di fede, ma sempre lungimirante su test d'ingresso. Victor, tu ormai sei già torinese, quindi sei già in una città universitaria. Tu che progetti hai? Sì, infatti ho già intenzione di fare qua l'università, semplicemente. Non ho ancora scelto una facoltà. Ma però più umanistica o più scientifica, ecco? Più scientifica. Ah, ok. Economica e scientifica, in quel posto lì. Bene, bene. Comunque, insomma, io comunque per progetti per il futuro adesso ho comunque l'idea di fare l'università, è proprio quello, però avrei anche intenzione di fare qualche progetto così, tipo musicale o chissà cosa. Non per forza per sfondare o chissà perché, è proprio così, per passione, è proprio per dire per che ho fatto di musica. Io per diletto, io comunque sono anche dilettante bassista e chitarrista, anche se da molto 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 meno tempo di Fede. Cioè, io comunque sono basso da 4 anni, se Fede suona la chitarra da chissà quanto. Vabbè, ma il bassista si sa, non si sente neanche, quindi va bene, giusto? No, comunque devo dire che nonostante Victor abbia cominciato da poco, ha fatto davvero grandi passi, è diventato già bravo in pochissimo tempo, tanta roba. Sono sicurissimo. Federico, adesso iniziamo in un vero ordine alfabetico, iniziamo la carrellata di saluti. Fede, che vi devo lasciare. Bene, ok, io saluto tutti. Bene, devo appunto ringraziare Checco e Brown The Rocks per questo percorso fatto insieme. È stato molto bello e divertente, devo dire. Giulio, non mi ero dimenticato Giulio. Io anch'io ringrazio, ti ringrazio Checco e ringrazio tutto il team di Brown The Rocks. E appunto ringrazio per questa opportunità il progetto Brown The School che ho contribuito a creare in sintonia con l'universo, e l'avevo scritto nel mio diario dei segreti, dei desideri, insomma. Niente, boh, ma vero, lo giuro, cioè poi dopo un po' è comparso il progetto, cioè vabbè, roba assurda. Niente, vi ringrazio, è stata una bella esperienza, ho imparato molte cose. Marian. Ok, ringrazio anch'io Checco ovviamente per questa esperienza, che comunque è la prima per quanto mi riguarda nell'ambito radiofonico. E niente, saluto anche tutti gli ascoltatori di Brown The Rocks e soprattutto una mia amica che oggi non ha passato proprio una bella giornata, Cecilia. Ciao Cecilia. Victor. Io saluto l'intero gruppo Brown The Rocks, comunque cioè, ringrazio, grazie a voi, ho avuto anche passato una bella esperienza con voi. Saluto gli ascoltatori, tutti quanti, e saluto anche tutti gli altri ragazzi che hanno partecipato a questo progetto Brown The School. Saluto anch'io gli ascoltatori, non li ho cagati. No, però Victor ha fatto una cosa interessante, ha salutato anche gli altri ragazzi, nessuno l'aveva ancora fatto e siamo al terzo gruppo. Io ragazzi vi devo salutare perché daremo spazio dopo questa pausa musicale all'ultimo gruppo creato in questo progetto Radio Brown The School. Quindi io vi ringrazio, ci vediamo sicuramente a settembre-ottobre per provare a fare almeno una puntata sulla follia. Avete un sacco di materiale adesso da studiare, anche non solo a livello musicale sulla follia, ma anche a livello sociale. Siate folli, siate. Io vi dedico una canzone del 1989 che sicuramente un pochettino vi piace. Questi sono i Nirvana e questa è School. Parla di scuola e di intervallo a scuola in realtà. Ciao ragazzi. Just my luck.
finalmente a casa. E con i nuovi serramenti l'inverno resta fuori. Fac service di Api Francesco. Serramenti in PVC e alluminio, portoni per garage, automazioni e antifurto. Per info telefonare al 329-327-1506 oppure scrivete all'indirizzo mail facservice2014@gmail.com. Round the rocks. On the rocks. Join the club. Yeah. E siamo arrivati all'ultimo gruppo creatosi spontaneamente all'interno del progetto con le scuole superiori di Brown the School. Questo gruppo arriva anche, è il secondo gruppo del Mucci, visto che il gruppo sì. Mucci è stato molto grosso e ne abbiamo dovuti tagliare col coltello e farne due di gruppi. Vi presentate da soli, io vi do la parola e faccio la regia. Ciao ragazzi. Vai. Bon, proprio così, un po' mi piace. Perfetto. Mi chiamo Davide Anzellotti e frequento il corso Grafica e Comunicazione nell'istituto Verso Mucci di Bra. Prego, parola ad altri. Vai Andy. Ciao, mi chiamo Andy Pennella, anch'io faccio il corso grafico e sono della quarta D. Fra. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, io mi chiamo Francesco Pinna e purtroppo sono l'unico sfigato che fa l'alberghiero al Mucci. Niente, faccio il terzo anno e siamo qua oggi assieme ai ragazzi Radio Brown the Rocks. Infatti, Francesco infatti ha raccontato come porta caffè in realtà, però... Vabbè, diciamo che oggi è una cosa molto però speciale. Pure una bella voce, quindi alla fine l'abbiamo incastrato senza volerlo, giusto? E infatti il caffettino, la musichetta con Francesco che canta, sai, ti faceva prendere bene per quello. Assolutamente. Voi siete quelli un po' più laterali, voi. Voi vi siete anche creati la vostra base, la vostra sigla, che purtroppo oggi non va in onda, anche per democrazia nei confronti degli altri gruppi che non tutti avevano delle sigle pronte, delle basi pronte, però voi avete fatto anche una roba tutta autoprodotta, così come avevano fatto anche i ragazzi del Guala. Voi più sull'elettronica, loro un po' più sul rock. La vostra era un po' più elettronicina, era un po' più... Non so, come si chiama, Davide, questa roba che avete fatto? Era un suono un po' più fresco, chiamiamolo così, perché appunto era stato pensato per trasmettere Good Vibe, solo che vado a trovare adesso, nel senso sì, ok, però dove trovare. Ci possono essere, diciamo che da questa nebbia Covid si può trovare un Good Vibe, dai. Andy, ci parli anche dell'idea di quello che era il vostro programma che nasce anche un pochettino da delle idee che nascono da te quasi un anno fa, cioè nel senso all'inizio di Radio Brown the Rocks. Sì. Vai Andy. Allora, il nostro programma si chiamerà appunto Quattro Testi in Radio, perché siamo quattro ragazzi con quattro modi di pensare completamente diversi. Il nostro programma verrà incentrato su noi giovani, su come viviamo in questo periodo, ma anche in questi anni, come viviamo molte situazioni, il nostro modo di affrontare tali situazioni. Metteremo a confronto un po' tutta quanta l'Italia, se riusciamo. Vogliamo mettere più gente possibile insieme. Infatti la nostra idea di programma è più una sorta di un tavolo da bar immaginario in cui tutti ci mettiamo a bere una birra e a chiacchierare insieme. Bella immagine. Francesco, tu come ti trovi in questo tavolo da bar, dove in questo caso, ovviamente come hai detto, sfortunato alberghiero, in realtà tu sei al tavolo a bere la birra e non a servirla come Davide ti voleva far fare, ecco. Ma allora, intanto devo dire che questo progetto mi è piaciuto fin da subito, anche perché c'è stato la collaborazione di tutti, ognuno ha messo la sua idea, anche se non fa parte della redazione. Ci siamo uniti comunque a creare una idea omogenea dove tutti potevamo mettere la nostra, e è bello anche il fattore del tatto che c'è tra chi presenta e chi ascolta, appunto per vari stratagemmi che abbiamo pensato di poter inserire più avanti, come le scalette delle canzoni, farle scegliere alle persone che ci ascoltano. Audio che possiamo farci inviare con vari dialetti, vari sgag giovanili che possiamo imparare anche noi, comunque, che sapendo che si possono dividere in tutte le regioni d'Italia.
ed è un po' bello perché riusciamo a unire veramente tutte queste persone assieme. E mi sarebbe piaciuto anche solo dire una cosa, che appunto il programma si chiama Quattro Testi in Radio, ma ci siamo presentati in tre. Giustamente dobbiamo anche presentare e dire che c'è il nostro amico Marco Ganci, che è anche lui uno dei componenti, uno che ha messo tante idee, ha messo tante storie, ha comunque creato il programma insieme a noi, che oggi sfortunatamente non è potuto esserci. Solo per togliere questa no, ci invalidità. Hai fatto bene. E tra l'altro dico una cosa su Marco, che ha fatto, forse l'ultima volta che siete venuti in radio, Marco ha fatto un disegno su una lavagnetta qua, sì. E quel disegno nessuno si è ancora osato cancellarlo qua in radio, e vi assicuro che ne è entrata di gente comunque in radio anche durante Covid, perché noi potevamo trasmettere, e ha fatto un disegno molto molto divertente, molto bello, quindi anche l'espressione artistica visiva, che in radio non si può vedere, parte anche di questo gruppo. Davide, ti lascio presentare la canzone che avete scelto, la prima canzone che avete scelto. La prima canzone che abbiamo scelto è More Than You Know di Axel Ingrosso, e diciamo che è stata appunto scelta per invogliare tutti gli ascoltatori a trovare un modo per andare avanti. Something to say, 'cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you. 'Cause it ain't over until she sings. I just need to get it off my chest, yeah, more than you. Questa è Radio Brown the Rocks, stiamo affrontando l'intervista, chiamiamolo, quello che è una prova di programma dell'ultimo gruppo del progetto Brown the School. Poi restate connessi, perché alle ore 17.05 inizierà il programma La Voce del Sindaco, l'ultima puntata della Voce del Sindaco qua a Radio Brown the Rocks, perché dalla prossima settimana questa fascia oraria riprenderà controvoglia il mio programma. No, scherzo, che cosa c'è? Allora, io lascio la parola di nuovo a voi. Chi vuole parlare prima alzi la mano, io vi faccio parlare. Nessuno alza la mano e ve la do io.
Andy, questo periodo Covid, questo periodo di anche diciamo molto riflessivo, io so che sei una persona molto che pensa molto e che crea molto anche con la testa, è servito a dare una forma diversa, anche una forma più ricca forse, quello che è l'idea anche del vostro programma, delle quattro teste in radio, come ha detto prima Francesco, come anche hai detto tu e Davide, come avrebbe detto anche Marco ovviamente, quindi sì, sì. Quanto apporto può dare questo periodo a quello che sarà il programma, che probabilmente da settembre-ottobre almeno una puntata mi auguro che verrà fatta, io dico almeno una perché punto a farne almeno anche tre o quattro. Vai Andy. Allora, ti dico, questo periodo, soprattutto questa situazione, ci ha fermati un po' tutti quanti. Ci ha dato, diciamo, un periodo di stasi di un bel po' di mesi e tutti quanti abbiamo potuto notare quanto fossero importanti quei piccoli momenti che vivevamo ogni giorno. Magari momenti che ci davano fastidio, li trovavamo noiosi, adesso sappiamo che sono davvero importanti per noi. Tipo che ne so, vedere gli amici di mattina, andarsi a prendere una birra, tutte queste robe qua che magari facevi ogni giorno ed era diventato ormai, diciamo, una routine. Adesso questa routine sappiamo quanto è importante per noi. Tanto hai detto birra già due volte nel giro di 10 minuti, l'hai detta prima, hai detto adesso mi sta venendo una sete che tu non hai idea. Sei d'accordo tu Francesco anche su quello che dice Andy o vuoi aggiungere qualcosa? Forse si è bloccato? No, ok, scusa, ti avevo visto bloccato, vai, vai. Assolutamente, sono d'accordissimo. Diciamo che io personalmente, come persona, ho pensato che nella catastrofe, nella sfortuna, ci possa essere un minimo di positività e un minimo di fortuna, perché tornando magari alla positività, alla libertà, soprattutto per me, mi fa apprezzare molto di più la libertà, le uscite, il tempo che passo fuori casa e come consumarlo in modo intelligente. E come abbiamo visto 2 giorni fa con Davide, te lo può assicurare, la piattaforma social di Instagram è diminuita di movimento veramente tanto, solo per la, secondo noi, solo per perché la gente adesso che è finito il lockdown inizia a uscire, telefono in tasca, ciao, inizia a parlare con la gente, inizia a uscire, a vedere il mondo. Infatti è scesa tantissimo le live Instagram, sono scesi le storie, sono scesi, è veramente morta. Quello lì non ho notato, se può confermarlo anche Davide. Vai Davide. No, è assolutamente vero. E comunque, come detto anche da Francesco, il format nasce per... andare a parlare appunto di tutte queste situazioni che si vanno a creare nel quotidiano, che non sempre sono positive, perché una cosa che abbiamo notato è comunque che anche l'ignoranza, che prima era decisamente molto più bassa, con il Covid c'è stato un boom di ignoranza, soprattutto in Italia, assurdo, e andremo a parlare anche di questo. Ma parli sotto il punto di vista dei social network, Davide? Dei social come tanto delle persone, nel senso... Beh, certo. Togli, vabbè, lo smart work, i meme, queste cose qua che, ok, fanno ridere. A me parlo proprio di ignoranza a livello proprio di popolazione, proprio a livello di Stato. Perché, ok, magari noi giovani riusciamo a comprendere meglio la situazione, ma non tutti riusciamo ad accettarla e a conviverci. Che è quello ed è un problema, sì, certo. No, ma guarda, avete fatto una bellissima riflessione, guardate ragazzi, è talmente tanto che vorrei farvi parlare per ore, ma adesso è arrivato il momento di farvi presentare. Chi è che mi presenta il secondo pezzo, chi è che l'ha scelto? Io vorrei presentare il secondo pezzo anche perché ho dato l'idea io di metterlo, i ragazzi l'hanno accettato, e quindi ho l'onore di presentarvi Tit dei 5 Seconds of Summer. Some days you're the only thing I know, only thing that's burning when the nights grow cold. Can't look away, can't look away, beg you to stay, beg you to stay, yeah. Sometimes you're a stranger in my bed, don't know if you love me or you want me dead. Push me away, push me away, then beg me to stay, beg me to stay, yeah. Call me in the morning to apologize.
best thing in my life. Sometimes when I look at you, I see my wife. Then you turn into somebody I don't know, and you push me away, push me away, yeah. Call me in the morning to apologize. Un po' di groove sulle nostre frequenze virtuali di Radio Brown The Rocks, giovedì 11 giugno 2020, le 16:48 minuti circa. Restate poi connessi, perché fra 20 minuti più o meno andrà anche in onda lo speciale La Voce del Sindaco, sempre condotta da me in maratona ormai da 2 ore, e diventeranno 3 poi col programma dopo. Ma non voglio rubare spazio ai giovani, a cui ho dedicato anche poi una canzone dopo, come ho fatto a tutti i gruppi. Del progetto Radio Brown The School, a cui ho dedicato appunto una canzone. Ma adesso vi lascio quello che è una conclusione, vi do carta bianca per parlare di quello che non è, con gli altri ho parlato anche di futuro a scuola, con voi voglio parlare anche di quello che è il vostro futuro anche artistico, e quindi il futuro che interessa anche direttamente Brown The Rocks, il futuro quindi prossimo anno, entrare bene con qualche puntatina di quattro teste in radio, cioè le vostre teste che non sono solo in radio, ma non si può dire perché fascia protetto quali altri tipi di teste sono. Do la parola a Davide per iniziare, che prima l'abbiamo tenuto ultimo, adesso lo diamo primo. Allora, il futuro lo vedo roseo. No, ok, la smetto. Allora, diciamo che questa radio ci ha interessato veramente tantissimo a tutti quanti, e non parlo solo del nostro gruppo, ma penso a tutti i ragazzi che hanno partecipato. E a livello personale comunque mi ha motivato veramente tanto l'idea di provare questa esperienza, e spero vivamente di poterla portare avanti per molto molto tempo con gli altri partecipanti del gruppo. Poi ovvio, tolta la radio, personalmente sono tantissimi progetti, c'è la fotografia, così come la cinematografia, la musica, che sono tutti i tasselli che vanno per completarmi a livello personale. E spero poi con il tempo di realizzare tutti, Covid permettendo. E sulla fotografia faccio un piccolo accenno. Devo ammettere che Davide anche un po' di buon gustino ce l'abbiamo. Ho visto delle piccole creazioni. Non ti voglio fare troppi complimenti, perché sarebbe il primo in quanti mesi? Di 6 mesi, 7 mesi che ci conosciamo. Do la parola... È già un buon inizio. Do la parola a Andy. Vai Andy. Allora, il futuro penso che... appena riprenderemo con la radio, il nostro gruppo arriverà con una bella carrellata di roba, perché in questi mesi e con questa situazione abbiamo tanto materiale su cui lavorare e soprattutto parlare. Per quanto riguarda il mio futuro artistico, non lo so, penso che probabilmente continuerò o sulla strada della radio, perché comunque mi piace fare la radio. È un posto in cui, diciamo, mi sento appartenente. Oppure l'altra sarebbe diventare un cantante, che è il sogno da cui ho sempre aspirato, soprattutto per dar voce
a persone che non ne hanno e per aiutare chi non può essere aiutato. Bene, Francesco? Beh, diciamo che allora il mio futuro è abbastanza particolare, anche perché io sono di quella filosofia che vivo alla giornata e non penso molto al futuro, però se proprio dovrei pensarci, allora intanto vorrei premettere a chi ci ascolta, chi sarà interessato appunto al nostro progetto di Quattro Teste in Radio, che io personalmente non sarò presente, la mia voce non sarà molto presente come quella di Davide o di Andy, anche perché io sono una persona appassionata della scrittura, mi piace scrivere, mi piace cercare gli argomenti e quindi mi sono messo un po' nella zona di redazione. Ma non è escluso che possa fare dei programmi dove ci sia anch'io a parlare. Però sono convinto al 100% che il prossimo anno di riniziare con la radio, perché è veramente un mondo molto bello, e soprattutto se non ci sei dentro, se non lo provi, pensi che sia tutta un'altra cosa. E vi assicuro quello che avete fatto oggi, scusa Francesco se ti interrompo un attimo, fatto con delle cuffie e un microfono davanti in uno studio è ancora più emozionante, e riuscite forse a essere ancora più caldi di quanto già non siate. Ti ridò la parola. Grazie. Io dicevo questo, se i nostri ascoltatori vogliono comunque ascoltare questi quattro pazzi, tra quali un bellissimo napoletano che è uno dei miei migliori amici qua presente, che è Davide, lo diciamo per chi non lo sapesse. grazie ho finito l'oggi, è buono così per, anche però perché appunto il nostro programma è incentrato molto sulla filosofia giovanile, ma noi siamo persone che di argomenti seri non sappiamo trattare, quindi cerchiamo di renderli sempre più divertenti possibili, ironizzare su quasi tutto, quindi spero che sia interessante questo. A volte l'ironia è proprio la chiave giusta anche per trasmettere un concetto serio. Con l'ironia a volte si arriva anche a delle teste che sono anche le vostre di teste, che probabilmente non lo recepirebbero se non in quel modo un po' schiaffeggiante come l'ironia. E con tanta ironia io vi saluto anche, vi ringrazio di essere qua, come ringrazio tutti i gruppi precedenti. Questa canzone ovviamente la dedico, come ho dedicato a tutti i gruppi una canzone, questa è l'ultima canzone dedicata appunto a uno dei gruppi, l'ho scelta appositamente pensando alle vostre teste, ed è una canzone che parla anche di voi in un certo senso, di quelli che dicono che sui giovani d'oggi non c'è speranza, e io voglio ancora credere voglio ancora credere sul fatto che sui giovani d'oggi non ci sia speranza, voglio crederlo ancora, e voi dovete smentirmi costantemente, siate sempre gli smentitori voi ragazzi, e soprattutto voi teste in radio, quattro teste in radio, e saluti anche a Marco che appunto non ha potuto partecipare. Vi ringrazio, ci vediamo l'anno prossimo, l'anno prossimo che vuol dire da giugno a settembre, in realtà sono 3 mesi, quindi ci vediamo probabilmente fra 3 mesi, e sui giovani d'oggi ci scatterrò su degli After Hour e la vostra canzone.